Un atto vandalico vigliacco. Vigliacco, è la prima cosa che mi viene in mente perché le nostre sedi sono aperte, 300 giorni l'anno, se non di più, e quindi, non è, è facile incontrarci e avviare un confronto. Un confronto che chi si è macchiato di aver fatto questo atto, appunto, vandalico, non ha nessuna intenzione di fare. Io mi permetto di dire che, queste persone, questi vigliacchi, continuo a sottolineare, non hanno poco o nulla a che vedere con il mondo del lavoro. Basta incontrare i nostri iscritti, i nostri delegati, per sapere qual è il nostro lavoro quotidiano al fianco dei lavoratori. Attaccare delle sedi democratiche come quelle dei sindacati, organizzazioni libere, è, come dire, un atto fascista. Non c'è altro modo, come definirlo. La matrice è sicuramente Novax, anche abbiamo subito, come dire, ripristinato quella che è la normalità nella nostra sede, ma la matrice è certamente Novax. Beh, direi intanto che basterebbe inquadrare, come avete già fatto, rinquadrare quello che c'è scritto sulle vetrine per capire che sono frasi che si commentano da sole. Per quello che ci riguarda, se qualcuno aveva intenzione o ha intenzione di intimidirci con questi gesti, ha proprio sbagliato destinatario, perché anche sulle posizioni espresse in materia di vaccino, eccetera, noi abbiamo avuto come CISL una posizione netta, chiara, lineare, per cui non ci facciamo di certo intimorire da simili azioni, anzi, siamo sempre più convinti che dobbiamo proseguire con il nostro senso di responsabilità e con la forza delle nostre idee, ma lo dobbiamo non solo alle tante persone che lavorano all'interno di questi uffici, ma soprattutto alle tante persone che quotidianamente frequentano queste sedi e alle tante migliaia di iscritti che evidentemente si riconoscono nelle idee della CISL.